Sì, io credo che ieri i tifosi sono venuti qui allo stadio a caricarci, ci avevano detto che oggi sarebbe stata la curva abbastanza piena, è stato un bellissimo colpo d'occhio e soprattutto per noi giocatori è un big match così, giocare subito prima in casa con tantissima gente ti dà una carica in più. Possiamo dire che insomma, la vittoria è stata meritata al di là del 1-0 finale, la cosa negativa, tra virgolette, se mi consenti, sono insomma, le occasioni che avete mancato nel secondo tempo, più volte avete sfiorato il raddoppio, poi alla fine avete rischiato, però nella ripresa avete costruito tanto. Sì, anche credo nel primo tempo il portiere mi ha fatto una grandissima parata a me e oltre a quello abbiamo creato poco, il secondo tempo dopo il gol loro, come è normale che sia, hanno cercato di portare a casa punti, si sono aperti un po' anche con l'ingresso di Colai, ha avuto sui piedi tante occasioni, anche lo stesso Cuppone, magari non sono arrivati lucidissimi, però secondo me la squadra ha saputo soffrire, questo va dato merito ai miei compagni. E anche chi è entrato è riuscito a dare una grossa mano e quindi credo che questo sia visto il vero spirito che sta nascendo. Senti, per un attaccante è sempre importante fare gol. Il fatto che tu abbia iniziato così bene, cosa ti lascia sul cuore per il proseguo della stagione? Sì, credo che per un attaccante fare gol è importante. Io sono un ragazzo, un giocatore che aiuta tantissimo i miei compagni anche in fase di non possesso. E credo che poi è come un cerchio, no? Tu dai una mano e da un'altra parte ti torna. Quindi credo che uno facendo tanto lavoro sporco, tante gomitate, poi diciamo ecco, io non sono magari un fulmine di guerra, quindi il mio habitat è un po' dentro l'aria, se uno si fa trovare bene ho dei giocatori che mi consentono anche di fare tanti gol e spero di continuare come sono partito. Sempre in doppia cifra Speriamo, speriamo bene. Senti, scusa, la partita Sì. si è sviluppata così come avevate pensato ieri? Sì, loro avevano i tre centrali che cominciavano a costruire dal basso, noi con i tre davanti era quasi una sorta di uomo contro uomo, tutti i duelli. Sì, poi diciamo che siamo stati bravi a sbloccarla e secondo tempo la verità è che abbiamo trovato più spazi rispetto a quelli che ci aspettavamo perché loro avendo il doppio metodista avevano tante possibilità di avere la palla loro, però secondo me la squadra ha fatto quello come ha chiesto il mister e come ci si aspettava. Ecco. Squadra molto aggressiva anche rispetto, si era visto qualcosa con la rispesa, probabilmente in precedenza era sembrata un po' meno tonica come squadra, è cambiato anche un po' lo spirito. Sì, sicuramente abbiamo fatto un grandissimo lavoro in ritiro con dei carichi, la squadra adesso li sta smaltendo, è arrivata anche gente in corso, quindi ragazzi che sono allenati da soli, ragazzi che comunque si sono allenati con altre squadre, a me è capitato spesso di cambiare squadra, quindi so cosa vuol dire, e niente, noi abbiamo preferito attaccarli subito in avanti, pressarli in avanti perché come ci dice sempre il mister, no? Che gli attaccanti sono un po' pigri, è meglio fare 5 metri in avanti che poi doverne fare 40 lì indietro, quindi un po' come ce l'aspettavamo e siamo riusciti ad essere aggressivi, soprattutto la prima mezz'ora. Io volevo tornare un attimo sull'aspetto ambientale e chiederti, insomma, tu che quest'estate avevi detto voglio andare a Pescara, non mi interessano altre alternative, altre destinazioni, insomma, questa sera avete esultato dopo il tuo gol sotto la curva, siete andati sotto la curva al 94esimo, Sì. insomma, l'aspetto ambientale comincia a farsi sentire a Pescara dopo che lo scorso anno c'era stata parecchia freddezza nei confronti della Sì. squadra. Tu non c'eri, però forse avrai sentito. Sì, anche quando sono venuto a giocare comunque si sentivano i tifosi, diciamo che io vengo da un altro tipo di squadra, di società l'anno scorso, quindi per me qui è come fare la Serie A, io sono cresciuto in Argentina e so cosa ti può dare ecco, il calore dei tifosi e per me è stata veramente una grandissima emozione anche dopo il gol sentire ecco, il mio nome gridato da tanta gente, forse è la prima volta che mi capita, quindi me la ricorderò per sempre questa serata. L'anno scorso c'era il capocannoniere Pescara Sì, il mio grande amico. Sì, Franco è un mio amico, ci siamo sentiti anche prima della partita perché ieri ha fatto due gol, anche lui è partito come al solito e niente, mi ha detto, quando sono venuto qui ci siamo anche visti, abbiamo cenato insieme, lui mi ha dato un po' di consigli su Pescara e niente. Spero di fare la mia strada e lui è stato veramente grande qui e
e gli auguro anche quest'anno a Vicenza, visto che sono anche tifosi con amici col Pescara, di fare tante belle cose a Vicenza. Domenica c'è già, guardiamo al prossimo turno, c'è già questa diciamo gara che potrebbe dare delle conferme importanti al Pescara in casa di un Latina che è stata la sorpresa del turno sì. Di oggi, è andata a vincere a Foggia 3-1, un campo non semplice, una squadra insomma è stata costruita per un campionato di vertice. Sì, sì, io ho fatto tanti anni questo girone, quindi ogni partita è difficilissima. Il girone sud, secondo me il C è il più difficile a livello ambientale proprio, infatti il Latina io avevo letto che ha rafforzato la squadra e oggi mi ha sorpreso veramente che abbiano vinto 3-1 a Foggia, perché c'è un bel ambientino anche a Foggia, quindi veramente sono sorpreso, ma me lo aspettavo anche da una parte, perché a livello di squadra loro sono forti e niente, forse è meglio per noi perché li troviamo belli carichi anche loro e capiamo che non è una partita semplice, anche perché le squadre che affrontano il Pescara ci mettono sempre qualcosina in più, ecco, come è successo stasera a Foggia.